Ciao a tutti, sono Paola Succato, aka Cipolla, molti che conoscono Antrino, cucino, faccio oroscopi, faccio tante cose perché le persone non sono solo mamme, non sono solo donne, sono persone. Faccio delle foto bellissime, delle scarpe da 12 cm, quindi voglio dire, cioè veramente noi persone siamo complicate. Il tacco di lunghezza. Non ho sentito. 12 di tacco di lunghezza. No, 12, cioè neanche il 16, ecco, vedi, non sei mamma perché il 16 è il piedino più piccolo, è 16, prima non c'è. Quindi l'altezza, è l'altezza, tranquillo. Quindi dicevamo che noi donne sicuramente siamo un po' più pronte a vivere i nostri sfaccettamenti, eccetera, eccetera. La società forse meno, Google ancora meno, però si sta adeguando anche lui, non sono io che devo essere uniforme, e Google è la rete che si deve adeguare a comprendere le persone nella loro complicatezza, nella loro ricchezza, mi piacerebbe dire, ok? Vabbè, mi sono abbastanza presentata, scrivo di cucina, scrivo oroscopi, mi trovate in giro, mi trovate a Milano, ci sono insomma, ok? Basta. Pensare che fare la mamma non è un mestiere. Questo esiste soprattutto in questa società, fare il genitore al limite, ok? Perché fare la mamma, è vero che la mamma, solo la mamma lo può fare, ma finché allatta, e tra l'altro se non allatta ci può pensare anche il papà. Cioè io sono ancora lì che cerco di capire cos'è che un papà non può fare esattamente, ok? Cioè spiegatemi cosa non fare oltre a allattare, tutto il resto secondo me lo si può rendere abile. Ma tra l'altro secondo me molti vorrebbero farlo, ok? Quindi penso che nessuna madre debba passare alle proprie figlie l'idea che fare la mamma debba voler dire rinunciare alla propria realizzazione. La società è cambiata e noi facciamo ancora fatica a capirlo, perché siamo ancora lì a pensare che sono mamma, quindi di conseguenza devo fare le lattici, devo avere tutte le magliette in oro da pasto e tutte queste belle robine qua, cioè tutto questo che secondo me va smontato pezzetto per pezzetto. La mamma italiana, immagine ingombrante, un ruolo esagerato, la società è cambiata, le aspettative della donna italiana sono cambiate, ma quando diventa mamma, sacrificio e totale dedizione, perché se no una brava mamma italiana fa tutto, ma proprio tutto, se non lo fa si sente in colpa. Vi sembra giusto? Non so, ditemi, è giusto che si sente in colpa una mamma perché non riesce a fare tutto? Ok. E soprattutto crea sospetto negli altri, che la giudicano magari non proprio in faccia, magari dietro, perché quella mamma lì non c'è mai il pomeriggio a casa a fare i biscotti con i bambini. Quella mamma lì è sempre il papà che porta i bambini alla scuola materna. Cioè, perché un papà non può portare i bambini alla scuola materna? Non mi interessa sapere che le donne sono più brave degli uomini, che siamo capaci di far tutto e di farlo tutto insieme e anche in punta di piedi sui 12 centimetri. Non voglio sapere che le mamme sono più brave, non mi interessa. Vorrei che per tutte fosse così, ok? Vorrei che avessero pari opportunità. Invece prima, studia, pensa al tuo futuro, sei brava, sono quei 30-40 anni, no? Ormai che le nostre madri hanno detto cosa fai il tuo spazio nella società, un lavoro ti aiuterà moltissimo, devi realizzarti, quello che magari non ho fatto io, dicevano le nostre madri, no? Perché già qualche rimpianto ce l'avevano già negli anni 70, negli anni 80, erano poche le mamme, soprattutto erano maestre, no? O erano maestre o insomma, cioè poco diversamente, qualche impiegata, però erano delle mosche bianche, poi erano sicuramente delle nonne, delle zie, delle tate al seguito, guadagnavano così tanto da averne tre, insomma, però comunque potevano già permettersi di non fare il mestiere, quello tra virgolette, della mamma. Poi diventare mamma ti renderà felice, non ti basta? Non potrai fare tutto, se vuoi cominciare a lavorare dovrai fare tutto, oppure cambia lavoro, è un'opportunità. Perché parliamo dell'opportunità, del fatto che quando perdi un lavoro come madre, no, perché per mille motivi non conviene che tu torni a casa, pertanto quello che guadagni tu magari lo diamo a una babysitter, sia mai, tu dici ma è solo per sei mesi, per un anno, poi torno al lavoro, poi va bene, posso ricominciare da capo. E no, cioè, questa cosa è, vabbè, ma è un'opportunità. Ma io vorrei sapere, ma tutti questi, magari che papà vogliono quell'opportunità, no? Tipo, ci sono dei papà che con la maternità o la paternità hanno deciso di cambiare vita, ruolo e impiego? Io non ne conosco neanche uno. Sì, uno, e lui è quello lì. Infatti sono in seconda fila. E sono in seconda fila, beati, bravi.
Allora, bisogna lamentarsi, non serve. Chi silenziosamente, chi da sola, solo verso se stessa, chi è la propria migliore amica, però tutto un po' noi ci lamentiamo, no? Basta lamentarsi, lamentarsi non serve, bisogna imparare a chiedere ai padri, al resto della famiglia, alle aziende, alla società, ai politici. Cioè, io non sento mai un politico che dica facciamo questo, facciamo quest'altro, oppure che ne so, magari ci sono già delle situazioni anche nelle aziende, però non è entrato, cioè il problema è culturale, perché sono le mamme che devono chiedere, anzi, non le mamme, i genitori, perché io vorrei tanti papà e ne conosco solo uno che ha preso i mesi che gli spettavano per starsene a casa, vorrei conoscerne tantissimi, perché fare un bambino ormai non è decisione solo di una donna, ma è decisione di una coppia, e quindi di conseguenza bisognerebbe allargare la società, cambia se cambiamo noi, ma è il contrario, è l'ultima, vero no? Le mie robe, se mi volete ritrovare sono qua. Finito!